Sono una signora, non ho ancora ben capito di che età, dipende dai giorni, alcuni giorni meno, alcuni giorni di più. Sono una performer, sono una cantante, un artista, almeno ci provo, la qualità poi è da decidere da parte del pubblico. Cerco di portare la mia arte, che ovviamente ha una parziale componente visiva e estetica, e cerco di annetterci poi tante altre cose, tante storie da raccontare. Penso che questa sia l'identità migliore che posso dare. Se qualcuno ha voglia di capirlo bene e con chiarezza, forse dovrebbe provare, appena si potrà, a venire a vedere uno dei nostri spettacoli. Fai è un progetto, Fai è un'idea, è un personaggio, è un personaggio che si sviluppa come si sviluppa teatro, cioè scegli di rappresentare qualcosa e quel qualcosa prende vita e decidi di farlo su te stessa. E Fai appunto è un progetto che è partito ormai anni fa e ora ha preso vita in questo modo, ma chissà, magari potrà cambiare. Però è come crescere una persona, è come vedere qualcuno che inizia un pochettino gattonando e poi a un certo punto ha una storia sempre più ben definita da raccontare, che forse sta capendo di stessa. Sto parlando di me in terza persona, è inquietante, però può essere divertente. Provo a dare la mia spiegazione, una cosa che è molto difficile da fare, anche perché penso che negli ultimi anni abbiamo capito quanto definire una parola, come definirebbe il Treccani, non è più così facile, bisogna fare una ricerca un po' particolare. E Draqueen in realtà è una parola che secondo me è cambiata. Secondo me tanti anni fa ancora non si sapeva esattamente che cosa volesse dire, ma si è modificata nel tempo. Darò la mia opinione, perché appunto la mia definizione è quella che la mia ricerca in termini di che cos'è il drag ha portato, cioè questa è la definizione che penso sia giusta io, può non essere giusta per qualcuno, spero che per tanti lo sia, e potrebbe non essere giusta neanche per me domani. Ad ora, in questo momento, drag è fare arte, è un progetto artistico, quindi può essere identitario come no, ma di base deve esserci qualcosa di comunicativo, di performativo, che abbia un palcoscenico o un'idea di palcoscenico sotto di sé, ed è sempre legata sicuramente al mondo del travestitismo, in qualunque ambito, cioè mettersi nei panni di qualcuno, raramente di qualcuno che hai idealizzato o hai costruito, e tendenzialmente questo progetto deve essere fatto con un'ottica molto queer, o che comunque parta dalla comunità LGBTQ+. Non è detto che lo sia, però essendo un po' anche un ragionare, un sviluppare te stesso anche sul concetto di genere o sul concetto di gender, che adesso è molto discusso, è una cosa che parte prima da te, quindi iniziata ancora anni fa, prima che magari questa discussione fosse così rumorosa. Chi ha deciso di fare la drag queen ha deciso di fare questo ragionamento su se stessa. Sto andando molto complicata, ma cercando di riassumere, così è più semplice. È un progetto artistico, è un progetto comunicativo, appunto perché lo deve essere, tendenzialmente performativo, che presenta del travestitismo, non importa quale sia genere in cui ci si riconosce o sesso biologico di nascita. L'importante è comunicare. Questa domanda è abbastanza impegnativa. Come posso dire? Sbucciandosi le ginocchia, devo dire, perché anche se adesso, per chi è fan magari del mondo delle drag, e la pappa è un po' più pronta rispetto ad anni fa, credo che fare la gavetta, come in tutto, vengo dal mondo dell'arte, ho studiato teatro, quindi per me, essendo una forma d'arte, c'è bisogno di preparazione, c'è bisogno di studiare, non c'è una scuola, però sostanzialmente, come direbbe Facebook, bisogna fare l'università della vita. E questa battuta era un po' boomer, lo so, però un po' di cattiveria ogni tanto ci stanno. La ricerca per una buona esibizione è lunga. Di base parte da un'intuizione,
da ho sentito qualcosa, ho visto qualcosa, voglio comunicare questo. Succede qualcosa di socialmente utile e allora bisogna comunicarlo, e l'arte è fatta per comunicare cose socialmente importanti, e quindi perché non mettere in scena anche in un locale che vuole essere frivolo e di accompagnamento una performance che vuole comunicare qualcosa. Quindi si parte da quello e poi ci devi costruire al massimo delle tue capacità ciò che è esteticamente valido con quella performance, quindi che sia mettere la parrucca di un certo tipo, un abito di un altro tipo o finire dissanguato come fanno alcune colleghe che hanno una tendenza un po' splatter. Dipende un po' da quello che si vuole raccontare. L'importante è appunto cercare di capirlo prima e poi portarlo in scena, e non è detto che uno ci riesca. Sì, sicuramente quello che è recitazione conta tantissimo, quello che è canto conta tantissimo, perché credo sia fondamentale. Ho fatto molta fatica a cantare in drag, pensavo che non facesse parte del personaggio di Fai, poi a un certo punto ci sono arrivato, forse anche lei poteva cantare, allora ho cantato. Questa domanda è molto difficile, in realtà è molto complicata. 10 anni fa sarebbe stata una cavolata rispondere a questa domanda. Adesso no. Femminilità e mascolinità hanno preso dei concetti difficili, perché bisogna guardare il versante positivo e negativo. Adesso parlare di mascolinità tossica è molto frequente. Sentiamo parlare spesso, usare queste parolone come patriarcato, mascolinità tossica. Però anche la mascolinità ha il suo fattore positivo, come la femminilità in alcuni casi decade come concetto. Secondo me mascolinità e femminilità è un'energia legata molto al fascino, cioè vedi una persona e il fascino che ti trasmette può essere molto spesso ricondotto a queste parole. Se adesso in questo momento io ti trasmetto mascolinità, per esempio, potrei aver sbagliato, perché l'intenzione non è quella. Però chissà come posso trasmettertela magari anche con questa mise e questi fianchi gomma piuma. Credo che sia proprio qualcosa che deve affascinare la persona che è davanti, qualcosa che deve carpire l'occhio, l'attenzione e anche un po' l'emozione. E quindi questa secondo me è la femminilità. Dirti che cosa la caratterizza, sai che faccio veramente 10 anni fa l'avrei capito, ma adesso il capello lungo, però Johnny Russo aveva una certa femminilità, Grace Jones aveva una certa femminilità, Marlene Dietrich aveva una certa femminilità. Siamo un po' in difficoltà in questo momento a definirla, se ci guardiamo indietro, è dura. Deve essere vista con fascino, devono essere ammaliate. Come la vedono loro è una domanda che obiettivamente bisogna fare a loro. Credo che chiunque abbia voglia di essere intrattenuto o intrattenuta o intrattenuto non abbia problematica con la mia trasformazione. Io tendo a celarla molto la mia trasformazione, non mi piace molto, appunto perché anch'io voglio vivere tra il personaggio e la persona in maniera molto distaccata. Qual è la loro reazione? Ne ho avute da positive e da negative. Psicanalizzare queste persone non credo sia il mio compito, è intrattenerle. Spero che nel tempo sempre di più meno persone si sentano in imbarazzo nel vedere una persona che vuole giocare con il genere, ok? Perché stiamo cercando di dare la stessa comunicazione più innovativa rispetto a quando improvvisamente i pantaloni sono stati dati a una donna da indossare. Alla fine della fiera stiamo ancora cercando di far capire che quel concetto di genere se ne deve andare. Quindi credo che non sia donne e uomini che cambiano, ma è omofobia. Non c'è molta differenza. Se si sentono a disagio nei confronti di un personaggio senza voler fare delle domande, è ignoranza. Mi dispiace, è brutto da dire, però lo è. Basta semplicemente farsi delle domande, fare domande e ottenere risposte. Se non si vogliono le risposte, è ignoranza. Discriminazioni come drag da colleghe tantissime volte, ma figuriamoci, siamo una manica di tutte quante, e chi più chi meno, chi con più buon cuore, chi con meno cuore. Fuori dalle colleghe che sono tutte faccio un po' fatica a generare questa storia. Sì,
ma non so se è il drag che ha causato il problema. Eravamo a un Pride e con il toilet tendenzialmente andiamo comunque molto spesso, se abbiamo tempo, in full drag anche al Pride, chilometri coi tacchi a spillo, perché non lo so, boh, me lo domando ancora. E a un certo punto questo gruppo di ragazzi, quattro ragazzi, mi ha cerchiato e cercato di aggredirmi verbalmente come si aggredisce tendenzialmente una donna quando si fa catcalling. Quindi lo so che cosa ci sai fare, lo so che ti piace molto, però in realtà si vede che vuoi fare quelle cose lì, perché... E ho vissuto molto male quella cosa, perché abituata a essere aggredita come uomo omosessuale, improvvisamente sono stata aggredita come una via di mezzo. Non tanto per il drag, sono stata aggredita come una donna, non era il drag il problema. Era perché improvvisamente ero vestita da donna, allora doveva essere facile. E questa cosa è stata traumatica. Cioè, da quel giorno penso che il mio concetto di femminismo è volato alle stelle, perché mi sono sentita in questa situazione. È stato molto brutto. Cosa pensare del DDL? Cosa si può pensare male di questo DDL? Cioè, l'obiettivo è rendere l'odio una cosa ancora più brutta, perché adesso pare che non lo debba essere. Cioè, l'obiettivo è rendere l'odio una cosa ancora più punibile, perché la base è quella. Cioè, perché non dovrei punire qualcuno perché l'odio porta alla violenza? Il DDL comprende un sacco di cose, secondo me non ne comprende neanche abbastanza, cioè in qualche maniera in futuro questo ombrello dovrebbe essere ancora allargato, perché ci sono altre categorie che devono rientrare in tutto questo. Genere, orientamento sessuale, ma soprattutto anche, mi ha fatto un po' rabbrividire quando ho sentito gruppi di femministe che contrastavano questa cosa, ci rendiamo conto che abbiamo delle leggi che ci dicono che non possiamo fare crimine d'odio per motivi religiosi, ma per motivi di... ma se una donna è una donna e quindi le donne devono stare a casa a lavare i piatti, non posso punirla ancora di più uno che ha fatto un atto di violenza per questo motivo. Cioè, quello che dice questo DDL è: se vuoi essere punito, deve essere odio personale per motivi tuoi, ma non contro una categoria. Questo difende le categorie, e l'obiettivo di questo DDL è che possibilmente, anche se abbiamo visto che con quello sulle etnie non ha funzionato, è quello di limitare sempre di più questo odio. Qualunque cosa sia stata detto, cioè bisogna essere contro le panzanate che sono dette a riguardo, tutte le informazioni in più che sono state buttate fuori a caso per cercare di affossare una legge che l'unica cosa che dice è: se tu odi una categoria e fai violenza perché odi non quella persona, ma quello che tu credi, tra l'altro, che quella persona sia, in quale categoria stia, debba essere punito di più. Io credo che sia importante per il futuro. Queste domande vengono fatte spesso e la cosa è molto semplice. Chi si fa domande sul fatto che sia sbagliato indossare abiti che vengono ritenuti femminili, sostanzialmente misogino. Fine. Perché improvvisamente l'abito maschile deve essere indossato da tutti perché è valido, perché l'uomo è potente, l'uomo sovrasta, invece la donna è debole, allora se indossi degli abiti da donna sei debole. E questa cosa non torna. Perché deve essere recriminato il fatto che qualcuno indossi un abito che è ritenuto ai suoi occhi femminile? Vuol dire che di conseguenza, come sempre, siamo in un campo di misoginia. Cioè, se io indosso una gonna per andare a lavoro, ma saranno fatti miei di quello che indosso per andare a lavoro? Mi piace? Quello è il punto. La paga fine sera. Potevo dirlo?